che cazzo c'è, Edo? Che pezzo di merda. Ma cazzo di ritardati. Langigio, non rompere il coglione. Tanto l'hai già detta, coglione. Pezzo di merda. Si è sentito, guarda, lo scorso torneo, si è sentito. L'hai urlata, bastardo. Non lo pensava sul serio. Sì che lo pensava. L'ha detto anche Spano, bastardo. Vabbè, tanto non c'è nessuno. Pezzo di merda! L'hai fatto apposta! Cosa c'è scritto a fianco? Oh, è iniziata la partita! Oh ragazzi, attenzione, Edoardo contro Nenno! Minchia, ma casa di sussate che gli sta tirando sto Nenno! Guarda! Gliela drifta, raga! No raga, ma non per dire, ma Edoardo idem boss, che si è fatto vedere solamente recentemente, sta iniziando a prendere un po' di nomi, Ha cambiato un pochino il playstyle, anche chiamato Chokemaster, però... Glielo stai dicendo solamente perché, sì, solamente perché l'hai buttato fuori, quindi tu sembri ancora più bravo. Che stronzo. No, però io contro Muretti ancora non ho mai visto, non ho mai vinto un set, quindi non posso dire niente. Perché non te l'ho messo? Che ricca, cioè, che coglione, siamo già... Guarda, il secondo è quello che si sta pensando a fare di 5. Mostra la perfetta conoscenza del suo personaggio. Usa la sedia. Oh, vuole fare l'astronauta il pazzo. Oh, c'è Spano, ragazzi. C'è, come si chiama? Derd. No, Derd che comunque continua a fare. Cioè, sì. Tranquillo, guarda. Sì, dai. Sì, se la sta giocando in neutrale, come se fosse un altro giorno in ufficio. Sì. Bastardo che lui ci può giocare. Sì, esatto, vero. 4, vabbè, adesso non vale un cazzo. Questa è la differenza tra i giocatori che giocano e i giocatori che non giocano. Baga, io l'ha mangiato. Si usando troppo, poverino. Oia. Up smash di Reed. Ok. La chiave inaspettata che vola, che fluttuava. Voleva coprire il landing. Poteva punirlo, eh. Sì. Non è riuscito a fare spacing all'endi. Però la testata di Ness è sempre forte. È abbastanza forte, solido. Non abbastanza forte quanto quella di Ultimate, direi, eh. Abbastanza solido sto stronzo di Ness, bravo. Esatto, che personaggio di merda. Vaffanculo. L'avevamo anche provato. Com'è questo tramezzino? Allora, c'è un booster. Poi c'è sottiletta e salsa tonnata. C'è un da presunto a cotto. Sono un sacco sottile. Sono di maiale. Ah, ok, capisco. Comunque. Secondo match, vediamo un po'. C'è lo switch Pikachu. Come è cambiato questo? Comunque ha cambiato quel cazzo di Pikachu, minchia, quanto... Cioè, due personaggi più fastidiosi di questi, no? E poi comunque quel simpaticone di Derd l'aveva già piccato, quel pazzo di Pikachu. Sì, è vero. Brutto cazzo di eroinomane. Per le persone a casa non si sa, però Derd inizialmente aveva avuto, diciamo, una crisi dei personaggi, non sapeva che non scegliere. E quindi ha scelto la forma tumorale dei personaggi, ovvero un cazzo di ratto. L'hai visto il trailer di Detective Pikachu? Sì, che schifo. Non andiamo a vedere. Ah! Oh, Dio mio! Ma cosa sto guardando? Ma casa di esplosione! Al 69! Nagasaki 2.0! Pazzissimo! Ormai se ne sta andando via con questo. Se la sta portando a casa, un sacco forte. Non se lo puoi ci staccare. No, non dirlo, non dirlo che ormai hai fatto la maledizione. Bastardo. Se la ripenta, brutto pazzo. No, è troppo confident. Non se l'aspetta. Che cosa? Guarda, pure sicuro. Ma cosa è sta cosa? Brutto ladro. Mi ricordo che a me la faceva tipo durante il training con Lucario. Ogni sussata. Vabbè. Questa qua finisce su Hit Smash. Ma cazzo di... l'ha fatto. L'ha fatto, nulla da dire. È stato un 2-0 abbastanza solido.